Cari amici, eccoci qui con un'edizione speciale di RST Spazio 7. RST Spazio 7 è la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa, ma questa edizione speciale riporta le notizie di oggi, domenica 3 giugno. In più, alla fine, troverete un'interessante intervista che ha fatto Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV al giudice, al PM, scusatemi, il PM Nino Di Matteo. Sono 2 o 3 minuti circa di intervista molto interessante che troverete alla fine, quindi dopo la nostra sigla lasciateci e ascoltatevi questa intervista perché è molto ma molto interessante. Quindi passiamo alle notizie di oggi, perché non c'è stata la rassegna stampa e quindi la facciamo proprio come edizione speciale. In studio, come vi ricordo, che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Migranti, la Merkel dice: Italia lasciata sola ad accoglierli dopo il crollo della Libia. La sicurezza delle frontiere, la politica di asilo comune e la lotta alle ragioni dell'esodo dei migranti sono la vera questione esistenziale per l'Europa, ha detto la cancelliera in un'intervista al Frankfurter Allgemeine am Sonntag. Abbiamo bisogno di misure comparabili nella decisione su chi rimane e chi no. Il tema dei flussi migratori sarà sul tavolo martedì a Lussemburgo nella riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Migranti, Salvini dice: terremo linea di buonsenso, Sicilia e campo profughi d'Europa. Solidarietà da Merkel, dice: aspettiamo i fatti. Il ministro dell'interno a Catania, prima di una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra Salvo Pugliese, dice anche, riferendosi ai naufragi con 44 vittime tra Tunisia e Turchia: c'è un unico modo per salvare queste vite, meno gente che parte, più rimpatri. Poi attacca la Tunisia, che dice esporta galeotti. Governo Soros, sul governo Soros dice: sono preoccupato da vicinanza Lega Movimento 5 Stelle alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin. Il finanziere ungherese ospita al Festival dell'Economia di Trento. Sulla Russia il nuovo esecutivo si trova d'accordo. L'opinione pubblica ha il diritto di sapere. La replica del ministro dell'interno, che dice: mai avuto soldi da Mosca. Mi vergogno del fatto che venga invitato a parlare uno speculatore come lui. Governo Di Maio parla di interventi sul Job Act, ma la prima grana sono i posti di lavoro dell'Ilva. La parata del 2 giugno, una puntatina a Palazzo Chigi e una nel suo nuovo ufficio. È il primo giorno da ministro per Luigi Di Maio, anzi da super ministro, visto che ha chiesto e ottenuto la fusione dei ruoli tra capo dello sviluppo economico, che erano già 3 ministeri in uno, e quello del lavoro e politiche sociali. La battaglia per le sue deleghe ai viceministri e sottosegretari sarà uno spasso. Perché ho chiesto di unire questi 2 ministeri, si è domandato ieri, perché il datore di lavoro e il suo dipendente non devono essere nemici, non devono essere 2 realtà staccate. A pacificarle, pare, ci penserà lui. Si dimentica, insomma, che siamo in un paese capitalista dove c'è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Berlino, poliziotto spara un uomo all'interno del Duomo, era aggressivo e armato di coltello, escluso terrorismo. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo una chiamata fatta intorno alle 16 per tentare di calmare la persona segnalata, un 53enne austriaco verbalmente aggressivo. L'agente che ha cercato di fermarlo ha colpito per sbaglio un collega ricoverato in grave condizione. Cari amici, con questa termina questa edizione speciale di RST Spazio Aperto, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa, e adesso vi lascio, dopo la sigla, vi lascio a questa intervista che dura 3 minuti, che ha fatto Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, il direttore di Pianeta Oggi TV, al PM Nino Di Matteo. Buon proseguimento con la programmazione. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno.
Ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento. Vi proponiamo un'intervista esclusiva al PM di Palermo, Antonino Di Matteo. Il sottoscritto lo ha intervistato in occasione di un importante convegno che si è tenuto a Palermo, all'interno del quale è stato presentato l'ultimo libro del giornalista Saverio Lodato dal titolo Avanti Mafia. Dunque, può partire subito il primo servizio. Durante il processo Stato Mafia, i media erano presenti o c'è stato un silenzio stampa? Ma diciamo che rispetto alla gravità delle imputazioni e rispetto alla gravità dei fatti contestati, forse questo processo non è stato seguito adeguatamente, soltanto in alcune occasioni la stampa è stata attenta a dei fatti che avrebbero meritato invece un approfondimento diverso, proprio perché sono strettamente intrecciati con una stagione stragista del 92 e del 93 che credo debba essere ancora ulteriormente approfondita. Ecco, lei ha parlato anche di sentenza storica. Sì, senza scendere nel merito, però una sentenza che stabilisce che uomini dello Stato hanno trattato con i capi di Cosa Nostra nel momento in cui saltavano in aria i miei colleghi magistrati e il paese veniva gettato nel panico dagli attentati del 93, io credo che si possa sicuramente definire una sentenza storica, perché per la prima volta, diciamo, riguarda la condanna nello stesso processo di mafiosi, uomini delle istituzioni e uomini che hanno fatto da intermediari tra i mafiosi e la politica, e tre governi diversi. Ultimissima, possiamo aspettarci un cambiamento su questo paese da oggi in poi, seppur minimo, ma che ci sia un cambiamento in positivo? Guardi, ognuno deve fare la sua parte, la magistratura deve fare la sua parte, ma la ricerca della verità sulle stragi e più in generale la lotta alla mafia non dipendono soltanto dalla magistratura, dipendono dalla volontà politica di considerare finalmente la lotta al sistema mafioso come una priorità per salvaguardare la nostra democrazia a tutti i livelli. Io la ringrazio molto e grazie ancora a nome di tutti noi. Grazie a voi.